Ciao, mi chiamo Giuseppe Lopizzo e ho la fortuna di svolgere un'attività meravigliosa, quella del cantante e del maestro di canto. Oggi mi trovo a Venezia, come puoi vedere, e mi sto dirigendo nei pressi del celebre teatro La Fenice, dove incontrerò un grande personaggio. Un paio di mesi fa mi trovavo a New York, dove sto portando parte della mia attività, e leggevo su tutti i più importanti giornali, New York Times compreso, di un grande tenore italiano, definito eroe del bel canto, che dopo aver calcato i più importanti palchi di tutto il mondo è approdato con un successo strepitoso al Metropolitan di New York, tempio mondiale della lirica. Oggi ho una sorpresa per te, sto andando a trovare proprio lui, Francesco De Muro. Una voce splendida, un'anima nobile. Faremo due chiacchiere con lui e avremo il privilegio di ricevere qualche consiglio direttamente dalla sua voce. Eccoci con Francesco De Muro. Ciao. Grazie Francesco. Grazie a voi. Essere con noi oggi. Come vi ho raccontato, Francesco è una degli astri, ormai neanche più astro nascente, perché sei... Se mi definisci nascente non mi dispiace. Quando il mese scorso a New York ovunque si leggeva il tuo nome, dal New York Times, televisioni, eccetera. Per cui prima di parlare di canto, eccetera, com'è cantare al Metropolitan? Fantastico, è incredibile, una magia unica. E poi la cosa che mi ha colpito è che tu arrivi dai canti popolari sardi, quelli della tua terra. Esatto, io... La mia formazione è arrivata da quasi 20 anni di piazze, di battaglie canore svolte nelle piazze della Sardegna con i canti popolari e che mi sono serviti per arrivare fin dove sono arrivato oggi. E cosa è successo poi dal canto popolare alla lirica? Dal canto popolare alla lirica è successo che dopo appunto quasi 20 anni... Del canto popolare avevo qualsiasi cosa desideravo, quindi ero in Sardegna considerato uno dei maggiori esponenti di questo tipo di canto, però essendo così giovane dicevo a me stesso, ma è possibile che dopo questi anni io sia già arrivato, già realizzato e che la mia vita sia già così scontata? Allora mi sono rimesso in gioco. Mi sono rimesso in gioco, ho cercato di studiare un po' di canto lirico, di frequentare il conservatorio e di lì mi sono reso conto che le capacità canore che io avevo potevano pretendere qualcosa di più. Allora ho iniziato chiaramente ad ascoltare i grandi tenori, a capire tutte quelle che sono la tecnica del canto lirico. Ho studiato un po' di tecnica vocale con Elisabetta Scano in Sardegna e mi ha fatto capire mi ha aperto delle porte importanti per capire il giro della voce, per esempio. Da lì mi sono reso conto che la mia voce era molto di più, aveva molto di più nascosto da tirare fuori. Una nuova sfida, insomma. Una nuova sfida, una nuova vita. Una nuova vita. Beh, anche perché Francesco gira tutto il mondo, il giro del mondo in 80 giorni quasi. Sì, forse anche di meno. Forse ecco, anche una settimana. Sai una curiosità che sicuramente i cantanti che ci guardano avranno? Come si fa a gestire la voce viaggiando, cambiando fuso orario? Questa è una bella domanda, bisogna stare molto attenti. Io per esempio quando viaggio faccio soprattutto lunghi viaggi, uso la mascherina e nel periodo invernale cerco di prendere sempre della vitamina C che comunque ci dà un sostegno importante. Dopodiché attenzione a non frequentare per esempio ambienti molto affollati dove ci possono essere chiaramente germi che ci possono colpire, e si sta attenti generalmente a tante cose, a quello che si mangia, cercando di vivere un po' in una campana di vetro, soprattutto durante le recite, una vitaccia.
Stavo pensando, non consumo alcol, non faccio stravizi. Bisogna cercare di stare attenti un po' a tutto. È una disciplina. È una disciplina assoluta, sì. Se si vuole stare veramente ad alti livelli. Sì. Ai quali sei tu. C'è un libro di Musi che si chiama L'uomo senza qualità, sì, che dice che la qualità del campione sicuramente è la disciplina. Sì. Però due giorni prima della gara il campione smette di allenarsi perché il pensiero non prende il sopravvento sul corpo. E quando venivo incontrati ho pensato a questa frase: c'è qualcosa secondo te nella quale ci si può ritrovare? Cosa cambia a ridosso della performance? Beh, no, a ridosso della performance tanto ci si deve veramente rilassare e trovare la forma, oltre che fisica, mentale, psicologica giusta per entrare in palcoscenico ed essere non al 100% ma al 150%, perché il palcoscenico di solito ti leva il 30% delle forze, quindi devi averne di più. E allora bisogna, quando si arriva a ridosso delle performance, bisogna cercare di rilassarsi e di godersi il momento. Sì, questo sì. E poi l'ultima cosa che ti dico, prima mentre stavamo pranzando stavamo, sì, parlando delle cose belle della tecnica vocale eccetera, ed eravamo entrambi concordi sul fatto che al numero uno mettiamo la respirazione. Assolutamente. E mi è piaciuto molto anche sentirti parlare di questo. Assolutamente, sì, la respirazione è fondamentale. Io mi sono accorto di una cosa, per esempio, importantissima, proprio a ritornare al discorso del rilassarsi quando ci si approccia alla performance, è fondamentale, perché intanto quando si entra in scena essere calmi e rilassati aiuta proprio la respirazione, ti aiuta a respirare con calma, per esempio dei grandi respiri profondi aiutano per esempio ad abbassare i battiti cardiaci e quindi a non essere affannato. Non essere affannato vuol dire anche avere un fiato più lungo, più rilassato e insomma ad affrontare la performance con molto più forza. Sì. C'è la cosa che mi colpisce di più di tutto quello che hai detto, è che dopo essere la star del Metropolitan si possa essere così generosi nel parlare con chi è in cerca di informazioni sul canto e tutto ciò. Per cui ti ringrazio, perché il primo insegnamento che viene da queste tue parole è proprio questo, della semplicità e generosità con la quale ti sei prestato a rispondere alle nostre domande. È un piacere poter magari anche dire solo due parole giuste che magari a qualcuno che ci ascolta possono essere una chiave per aprire una porta importante, no?